Come abbiamo visto, l'uomo di paglia è collegato spesso alla fallacia della generalizzazione indebita, chiamata in latino, nella forma estesa, adicto secundum quid ad dictum simpliciter. La forma più abbreviata è secundum quid et simpliciter, che significa che una cosa viene considerata dall'essere vera in una circostanza all'essere vera in assoluto. Cioè, nella pratica si generalizza, si fa di tutta l'erba un fascio. In realtà questo è solo un tipo di generalizzazione indebita. La generalizzazione indebita è studiata dalla logica induttiva. È molto complessa e richiederebbe approfonditissimi studi per poter essere capita. Riguardo la musica, credo che sia chiaro che generalizzare, credendo che tutto il metal o addirittura tutto il rock siano satanici, è sbagliato. Ma qui la situazione è ancora più assurda, perché rock e metal sono etichette di comodo per raggruppare migliaia di canzoni e di gruppi. Addirittura metalarchives.com oggi conta circa 1,8 milioni di canzoni metal, circa 100.000 gruppi. A pensare che è un sito estremamente severo e selettivo. Molti gruppi vengono rifiutati, creando molte polemiche, spesso giuste, tra l'altro. Il rock, soprattutto il metal, sono generi estremamente eterogenei. È difficile in molti casi stabilire ciò che è rock e ciò che non lo è. Per non parlare del metal, quindi andare a dire una qualsiasi cosa sulla musica solo perché è classificata, in una certa maniera è assurdo. Non posso nemmeno dire cose del tipo: nel metal si usano accordi minore e di quinta e le scale maggiori pentatoniche, proprio per spararne una così a caso. Perché ogni artista è veramente diverso dall'altro. Anzi, lo stesso artista può cambiare anche all'interno della stessa canzone, anche nel corso della carriera o anche a seconda dei progetti musicali in cui sta. A me piacciono parecchi generi musicali. Ho imparato a valutare canzone per canzone. Anche se ovviamente preferisco certi gruppi e certi generi. Mi rendo conto che classificare porta dei fraintendimenti, per quanto possa essere comodo. Tra l'altro esistono il rock e il metal strumentali, dove non ci sono testi. Quindi come fa a chiamare satanico un artista che fa musica strumentale? Penso un po'. Inoltre, non capendo altre lingue, ho imparato a sentire la musica senza i testi, cercando di valutare la musica per come era stata composta, anche se il testo poteva dire cose che non condivido. E poi mi chiedo sempre, perché si parla sempre dei legami del rock con il satanismo, con l'anticristianesimo e l'occulto, e mai si parla del rock cristiano, nemmeno di quello che merita, che molti artisti cristiani non mi piacciono molto, sinceramente, ma molti non piacciono, voglio dire, sono artisti minori, non perché sono cristiani, sono artisti minori. Inoltre ci sono dei grandi del rock e del metal addirittura, che si sono convertiti. Addirittura Dave Mustaine, l'ex chitarrista dei Metallica, il cantante, chitarrista, solista e leader, fondatore dei Megadeth, era satanista. Praticante, diceva, raccontava che lui bruciava le Bibbie, leggeva quella la Bibbia di Satana, dice che faceva rituali strani. Inoltre, lui, l'inimicizia con i Metallica, deriva dal fatto che, da suoi problemi, non tanto con l'alcol, perché anche i Metallica hanno avuto dei problemi con l'alcol. Lui fu cacciato dai Metallica perché guidava effettivamente ubriaco, ma soprattutto era tossicodipendente. Lui stesso poi racconta che il cantante Metallica non si è mai drogato in vita sua. Dice. E comunque, mentre guidava una volta, la goccia che traboccava il vaso fu quando fece un incidente, mentre lui era ubriaco e aveva assunto delle sostanze, e ci dovuto cacciarlo via. Nacque la famosa rivalità, nacque i Megadeth come gruppo musicale, anche se dicono che si sia pacificato. Pare che comunque sia, beh, nonostante la sua pseudo-conversione, sia rimasta una persona rissosa e scontrosa, con un brutto carattere. Pare che non gli sia passato. Però adesso dice di essersi convertito. Addirittura il
dei suoi musicisti, o ex musicisti, ora non ricordo, detto voleva studiare in seminario, luterano, cioè voleva diventare pastore, ma non so come è finita la storia. E comunque ci sono parecchi gruppi musicali metal che meritano, sono di fede cristiana. Basti pensare alla storia degli Antestor, che hanno ricevuto continuazione minacce di morte dai satanisti. Gli Antestor sono norvegesi, loro si sono formati quando in Norvegia si bruciavano le chiese, hanno problemi con l'etichetta discografica e, come dicevo, minacce di morte. Di questo non ne parla mai nessuno, ovviamente. Con questo non voglio dimostrare che non ci sono stati degli omicidi satanici, addirittura gente legata all'occultismo, cose del genere, satanisti veri e propri, ci sono stati purtroppo, però non bisogna mai generalizzare.